get ready to rumble! Bella a tutti ragazzi, sono Siegfried e vi do il benvenuto sul nostro canale. Qui per voi oggi un'altra puntata di Dal mio punto di vista. Sì, questa volta tocca a me cimentarmi, dopo che sia Iron Kid e Sam hanno dato prova di essere gran bravi, finalmente tocca a me. Il titolo che voglio portarvi oggi è Styx, Master of Shadows, un titolo del 2014 di Sunlight Studios, per PC, PS4 e Xbox One. Io mi sono imbattuto su Steam e mi ha incuriosito molto questo gioco e l'ho scaricato e l'ho provato. E devo dire che è un gran bel gioco. Un gioco stealth purissimo. Cazzo, direi proprio di sì, un'avventura stealth di quelle perfette, proprio dove il combattimento è l'ultima spiaggia, proprio, cioè l'ultima cosa da poter scegliere. Infatti, visto che il protagonista è questo piccolo goblin molto brutto anche, è armato del coltello, solo di quel coltello lì, appunto il combattimento è molto difficile. Se c'è più di un nemico, molto probabilmente si muore, perché è veramente difficile combattere. Infatti bisogna scegliere tutto il percorso nascosto, nascondendosi, camuffandosi, bla bla bla, proprio per evitare il combattimento. E un'altra cosa bella del gioco è il fattore tempo. Come vedete anche qui, ad esempio, nello scassinare le serrature, non conta tanto l'abilità, quindi saper fare qualcosa, ad esempio scassinare le serrature in Oblivion o Skyrim, che bisogna avere un determinato livello di abilità. Qui conta solo il tempo, ovvero bisogna strategicamente pensare di ripulire l'area da eventuali nemici o di essere abbastanza lontani affinché nessuno, durante l'arco di tempo per l'operazione, possa sorprenderti e di conseguenza ucciderti. Due parole veloci sulla trama senza spoilerare o dilungarsi. Il gioco è uscito dopo, ma è il prequel di un RPG di qualche anno fa, si chiamava Of Hearts and Men, sempre di Cyanide, dove il protagonista era sempre questo Goblin Styx e c'era anche un altro, un orco, classe guerriero ovviamente. Questo, più che un RPG appunto, come ho già detto, è puro stealth, e la storia riguarda appunto questo Styx che viene imprigionato dagli umani e lui evade, e il suo scopo è distruggere l'albero di Ambra all'interno della città degli umani. Trama molto semplice, non particolarmente arzigogolata, ma di solito le cose semplici sono, proprio per la loro semplicità, sempre, quasi sempre riescono meglio. E niente, il gioco presenta appunto tante cose curiose e carine, come nascondere i cadaveri, nascondersi, spegnere le luci da lontano. Insomma, c'ha un'alta dose di strategia che permette quindi di trovare più strade per arrivare all'obiettivo, ovviamente. Ecco, no, appunto, la cosa che mi aveva colpito particolarmente era proprio quel discorso del combattimento. Cioè, io all'inizio, non sapendo queste cose, mi sono lanciato, c'erano due guardie, mi sono lanciato contro queste e mi hanno veramente arato, mi hanno brutalizzato per via anale, direi. E solo dopo ci sono arrivato e ho capito che in realtà il combattimento è proprio l'ultima risorsa. Lo scopo è aggirare, nascondersi e strisciare. Beh, ecco, spero che piaccia anche a qualcun altro e che lo proviate. Tutto sommato, appunto, un bel gioco, sì, carino, niente di impossibile o che preveda mille ore di gioco, è ovvio, però insomma tranquillamente giocabile. Detto questo, vi saluto e mi raccomando, passate dal canale, iscrivetevi, commentate, lasciate un like, un dislike se non vi è piaciuto, fateci notare cosa non va bene, cosa va bene, insomma dateci una mano a crescere. E passate da Facebook e Instagram a trovarci. Bella ragazzi, detto questo, direi che possiamo salutarci. Alla prossima!